E mentre in Italia stanno arrivando i vaccini aggiornati alle nuove varianti, negli ospedali vengono fatti rispettare regolamenti aziendali nei quali si impone la mascherina, che non è assolutamente obbligatoria. Però c'è chi ha gli attributi, dice no e filma tutto. Guardiamo assieme. Ho tagliato i visi, onde evitare problemi con coloro che fanno rispettare il regolamento aziendale. Io guardi, io Ok, no, io non obbedisco a niente. allora il Quindi regolamento io aziendale me ne foto del il video è regolamento. andando Chiama la polizia, chiama l'esercito, chiama il portone d'esecuzione, tanto io me ne foto di tutti. però noi siamo tenuti a dirle che il Sì, regolamento aziendale prevede che debbano essere utilizzate nelle stanze dei degenti per proteggere i degenti, non per proteggere va bene. Sì, ho ragione a te che sono sano, scusa. Ho capito. lei ha fatto un tampone nelle ultime 24 ore? No, ma se sono malato dovete dimostrarlo voi. Io Ok, non sono comunque, al di tenuto a là di tutto, il dimostrare regolamento nulla. prevede l'utilizzo delle mascherine. Ma il Quindi. regolamento non può essere al di sopra della legge. L'articolo 32 mi tutela e Il io regolamento aziendale posso. Sì, il parla regolamento all'interno aziendale non è dell'azienda. superiore alla Allora legge. va in direzione sanitaria, gli espone i suoi No, io me ne numeri. foto semplicemente. E Dico non può no, punto e fottercene, perché basta. poi qui dentro ci Certo, me ne siamo noi. foto. Avete capito? Il regolamento aziendale prevede che bisogna indossare la mascherina per tutelare i degenti, ma non è obbligatorio. Chi filma giustamente cita l'articolo 32 della Costituzione italiana. Leggiamolo assieme. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E poi furbescamente si fermano qua. Questo se fai la ricerca su Google e il 99,9% delle persone si ferma qui, non va oltre, non fa ulteriori ricerche. E ricordiamo che di questo 99,9% l'80% si è messo in fila 3 volte per barattare ogni volta 6 mesi di libertà senza porsi la benché minima domanda. Ma Mimar va avanti, clicca sopra e viene fuori la parte mancante. È vero che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Non ti vaccini, non lavori. No! C'è il rispetto della persona umana che ha dignità grazie al lavoro. Quando il disubbidiente che filma tutto dice c'è l'articolo 32 che mi tutela, i collaboratori dicono che c'è il regolamento aziendale e giustamente il ragazzo fa notare che il regolamento non vale nulla. Guardiamo assieme la piramide della gerarchia delle leggi. Primo posto, Costituzione e leggi costituzionali. Poi ci sono i regolamenti dell'Unione Europea, le leggi formali e le leggi materiali, le leggi regionali, i regolamenti che sono al quinto posto e le consuetudini. Ma leggiamo. Costituzione e leggi costituzionali. Tali norme possono modificare tutte le altre norme di grado inferiore, ma non possono essere modificate da queste. Ripetiamo perché forse non è chiaro. Tali norme, cioè tutti gli articoli della Costituzione e le leggi costituzionali, possono modificare tutte quelle che stanno sotto i regolamenti dell'Unione Europea, le leggi formali, regionali, regolamenti, consuetudini. Ma non possono essere modificate da queste. Sapete cosa vuol dire? L'abbiamo detto miliardi di volte che tutto ciò che ha fatto Conte, tutto ciò che ha fatto Draghi vale zero perché erano leggi che contrastavano la Costituzione e queste leggi non la possono modificare. Ok? Entra o non entra? Regolamenti dell'Unione Europea, che sono vere e proprie leggi emanate dall'Unione Europea, immediatamente efficaci in tutti i paesi dell'Unione e quindi vincolanti per i loro cittadini. Ok, vi ricordate il regolamento 953 del 2021? Quello europeo che diceva: non puoi discriminare chi non ha fatto la pozione. Ecco, è immediatamente efficace in tutti i paesi dell'Unione.
E loro cosa hanno fatto? Ci hanno discriminati. E adesso cosa fanno? Gli ignorri. Leggi formali e leggi materiali, che non possono modificare la Costituzione e le leggi costituzionali, mentre hanno il potere di modificare le norme di grado inferiore, cioè le leggi regionali, i regolamenti e le consuetudini. Le leggi regionali, ovvero le leggi emanate dalle singole regioni, tali norme hanno efficacia soltanto all'interno del territorio delle regioni stesse. Quindi le leggi di una regione valgono solo per quella regione. Regolamenti, ovvero norme giuridiche di grado inferiore alle leggi, che servono a rendere più facilmente applicabili le leggi stesse, però sono sottomesse alla Costituzione. Le consuetudini, le quali sono norme giuridiche non scritte. E questo è quanto. Ergo, chi ha filmato aveva ragione, perché un regolamento aziendale non può andare contro l'articolo 32 della Costituzione. Mimar, ma c'è il virus! E poi vedi come sta aumentando, guarda quanti casi! Ma allora a te non ti interessa niente della salute della gente! Questo per farvi un esempio della tipica risposta che dà chi si mette in fila senza porsi domande. Chi ha accettato di mostrare o ha richiesto di mostrare una tessera per fare ciò che prima si poteva fare senza. Chi è circondato da persone che stanno male, che se ne vanno improvvisamente e dice che è sempre successo. Io guardi, io reale... Okay, no, io non obbedisco a niente. Allora, okay. Il regolamento aziendale... Io me ne foto del regolamento. Il video è andando... Chiama la polizia, chiama l'esercito, chiama il portone d'esecuzione, tanto io me ne foto di tutti. Però noi siamo tenuti a dirle che il regolamento aziendale prevede che debbano essere utilizzate nelle stanze dei degenti per proteggere i degenti, non per proteggere... Sì, ragionati che sono sano, scusa. Ho capito. Lei ha fatto un tampone nelle ultime 24 ore? No, ma se sono malato dovete dimostrarlo voi. Ok, comunque, io non sono tenuto a dimostrare. Il regolamento prevede l'utilizzo delle mascherine. Ma quindi, il regolamento non può essere di sopra della legge. L'articolo 32 mi tutela e io. Il regolamento aziendale? Posso, sì, il regolamento aziendale non è superiore alla legge. Allora va in direzione sanitaria e gli espone i suoi. No, numeri. Io me ne foto semplicemente. Dico no, punto e basta. Perché poi qui dentro certo, me ne foto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.